Sia lodato Gesù Cristo. Quanto era bello 2 anni fa. Quando io confessavo e padre Alessandro celebrava, speriamo che Bergoglio accorga al mio appello dei giorni scorsi, che lui possa continuare a celebrare, io a confessare, che è la cosa migliore. Nel frattempo cercate di scuotere i preti che vengano fuori, perché come vedete siamo insufficienti per le confessioni. Seconda cosa, io citerò una profezia nel corso di questa omelia. Siccome qualcuno può andarla a trovare e dire: ma tu credi a queste cose? Prima risposta: intanto mezza si è già realizzata. Secondo, credo alle profezie realizzate. Terzo, le profezie, anche quando sono vere, alla fine, che ci importa? C'è qualcuno che conosce il terzo segreto di Fatima? Vabbè, stamattina mi sono svegliato vivo, il sole è sorto lo stesso. Se riguarda il Papa, sto combattendo dalla parte giusta, che mi importa del terzo segreto di Fatima? Alla fine bisogna diventare santi, vivere in grazia di Dio, questo è quello che conta, il resto sono tutte storie. Oggi nella liturgia si legge la passione di Gesù secondo Luca. Già l'abbiamo meditata un poco in questi giorni, la passione di Gesù secondo Matteo domenica, ieri Marco, oggi Luca e venerdì prossimo San Giovanni. Vorrei fermarmi su qualche brano, questo era il pensiero originale proprio di Luca. Come sapete, ogni evangelista ha qualche brano proprio. Nella passione Luca, come brani propri, ha la sudorazione di sangue, il buon ladrone, l'incontro con le pie donne o le pie discepole lungo la via Crucis. Ma alla fine mi sono fermato su un brano solo. A Getsemani San Luca ci dice che il sudore di Gesù diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mi ero dimenticato di dire che la profezia che citerò riguarda padre Alessandro, o meglio, probabilmente riguarda padre Alessandro. Sappiamo da San Giovanni che quella sera faceva freddo a Gerusalemme. Il suo sudore dunque non è dovuto al caldo, ma alla lotta interiore fortissima che Gesù viveva. Una vera agonia, la chiama San Luca, è entrato in agonia. Questa lotta, questa agonia diviene così intensa da sudare, e infine sudare sangue, fenomeno che si chiama, se non mi hanno informato male, ematoidrosi. Questo ci dice l'intensità dell'agonia di Gesù. Arrivò a sudare sangue, e la sofferenza dovuta sia all'angoscia per ciò che avrebbe dovuto soffrire fisicamente, sia il dolore per il peccato del mondo, per le vittorie di Satana, per il rifiuto da parte di molti di accogliere il Vangelo, cioè il suo amore. Ma quel sudore di sangue rappresenta qualcosa di più. La Sacra Scrittura dice che la Chiesa è il corpo di Cristo. Quel sudore di sangue che esce dal suo corpo rappresenta la passione della Chiesa, il suo venerdì santo. Ciò riguarda prima di tutto i martiri di tutti i secoli che hanno pagato con il sangue e non con le chiacchiere la loro adesione a Cristo. Ma molte profezie parlano di una crocifissione della Chiesa, a scanso di equivoci. Crocifissione non vuol dire sparizione della Chiesa. Potrà scomparire dalla scena pubblica per un po' di tempo, ma ciò secondo me non dovrebbe durare a lungo. A scanso di equivoci ancora, la seta bergogliana potrà essere presente sempre, a molti sembrerà essere la Chiesa cattolica di sempre. Ma la setta bergogliana non è più la Chiesa cattolica. Basta aver sentito Santi Caffè di ieri mattina, le stupidaggini che ha detto il teologo Gallo, mi pare, e tanti altri in giro per il mondo e per l'Italia che sparano le stesse eresie. Quella è la setta di Bergoglio e dei suoi amici, che padre Alessandro chiama amici di merenda. È l'antichiesa dell'anticristo. L'impostore ha già cambiato molte cose, state certi che non si ferma. Deve distruggere la Chiesa, questo è il suo mandato, questo è il suo scopo. Ovviamente, e qua sta la furbizia, mantenendo all'esterno l'aspetto della Chiesa cattolica. Faccio un esempio stupido, i cardinali infatti da Bergoglio sono cardinali invalidi, e non solo sono invalidi, ma molti di loro sono anche partigiani di Satana. E così per altre cose fatte dall'impostore. Dunque,
La crocifissione della Chiesa è ben rappresentata dal sudore di sangue del corpo di Cristo. Quello che è successo a Gesù in qualche modo succederà anche alla Chiesa. Il Catechismo della Chiesa Cattolica con coraggio parla di una prova finale della Chiesa che metterà alla prova la fede di molti a causa dell'apostasia dilagante. Noi penso siamo agli inizi di questa prova che stranamente molti neanche vedono. Per molti, o almeno alcuni, tutto è normale. C'è un Papa, c'è la Chiesa, forse c'è poca gente che va in Chiesa, ma più o meno tutto sembra andare avanti come sempre, ma non è così. Stiamo vivendo la prova finale della Chiesa. Lo capisco, da quello che capisco io, dall'apostasia dilagante, dalla presenza di un falso Papa, da un falso Papa che distrugge ogni giorno di più la dottrina della Chiesa. Ad esempio, non esiste più il fare la comunione in grazia di Dio. Non esiste più l'adulterio, visto che i divorziati e gli sposati possono fare la comunione, secondo Bergoglio, non secondo Gesù. Non esiste più il Vangelo, visto che si può tranquillamente non tenerne conto. Eppure Gesù ha detto: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei. Se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio. E per essere ancora più chiaro, Gesù ha detto anche, Vangelo di Luca, chi sposa una donna ripudiata dal marito, anche se lui è libero, commette adulterio. Un papa falso che permette ciò che mai Santa Madre Chiesa ha permesso in 2000 anni di storia, cioè la benedizione delle coppie gay. Ma la cosa che mi scandalizza di più è il silenzio complice dei vescovi, qualcosa di peggio dell'eresia ariana. È vero che ci sono molti vescovi che criticano l'impostore, da Viganò a Schneider a tanti altri, e dopo la fiducia supplicans, tutto l'episcopato africano, i vescovi polacchi, i vescovi ungheresi, eccetera. Ma che io sappia, ripeto, che io sappia, sarei contento di sbagliarmi, non ce n'è uno che l'impostore non è il Papa, non può essere Papa. Se fosse Papa, l'ho già detto, lo ripeto, non è una frase mia, Gesù Cristo ci ha ingannati. Lo Spirito Santo è andato in pensione e il Padre, come si dice nel Padre, ci ha abbandonati. Possibile che su 5.000 vescovi non ce ne sia uno che dica apertamente, coraggiosamente e con forza che l'uomo vestito di bianco che sta a Roma non è il Papa? Qualche prete, per fortuna, c'è, ma quanti codardi, quanti conigli anche tra i preti. Non solo, siamo perseguitati per il fatto di dire la verità, verità sacrosanta, luminosa, ma che molti non vedono o hanno paura di vedere. E non solo, ma non c'è un movimento ecclesiale, un'associazione cattolica, un cammino ecclesiale che come tale, cioè in massa, dica che Bergoglio è un falso papa. Non parliamo poi delle congregazioni religiose femminili, buio totale o quasi. Qualche suora ogni tanto sbuca, ma quasi di nascosto. Non parliamo dei francescani, fanno puntino, ma anche i benedettini, i salesiani e tutti gli altri. Intendo dire un ordine religioso che nel suo insieme dica: abbiamo capito, Bergoglio è un falso papa, ci dissociamo. Niente. Ma non vedono che è un falso papa? Ma hanno dimenticato, mi riferisco ai francescani, la profezia di San Francesco. Scrive San Francesco: durante quella tribolazione, un uomo non canonicamente eletto, elevato al soglio pontificio, si adopererà per far morire molti con l'astuzia del suo errore. I molti indizi, per non dire prove certe, che l'impostore è un falso papa. Vedere che nessuno o pochi si muovono, questo fa parte dell'agonia della Chiesa, fa parte della prova finale della Chiesa. E allora che facciamo? Stiamo in agonia e aspettiamo la salvezza dall'alto? Aspettiamo l'angelo che ha confortato Gesù al Getsemani? Anche questo, ma non solo. L'angelo per me rappresenta l'intervento dall'alto, anche se poi non è così. Anche se la Chiesa vive la sua prova finale, mai visto una prova così grande per la Chiesa, non possiamo stare fermi.
Dio senz'altro interverrà, ma noi siamo chiamati a gridare ai quattro venti come il profeta Ezechiele la verità, anche se ci uccidono. Del resto stiamo meditando la passione di Gesù, perché la meditiamo? Una profezia, forse si riferisce a Padre Alessandro, dice così: susciterò all'interno della mia chiesa un uomo che si alzerà e proclamerà la verità. Egli lo farà in un momento in cui nessun altro cardinale, vescovo o sacerdote avrà il coraggio di farlo. Quando la nuova falsa dottrina avvolgerà la Chiesa, molti al suo interno sapranno nei loro cuori quanto sarà falsa. Ma essi saranno allarmati, troppo spaventati per levare le loro voci. Saranno in una tale inferiorità numerica nei confronti di coloro che avranno una fede debole, che accetteranno prontamente qualsiasi eresia. L'uomo che io farò sorgere è un'anima impavida e molti si sentiranno sollevati quando egli prenderà posizione. Quando farà questo, molti altri si solleveranno e parleranno apertamente. Fine della profezia. Anche se la Chiesa vive la prova finale, non ci è lecito tirarci indietro e non gridare dai tetti. Gridare, avete capito? Gridare vuol dire gridare. Più siamo a gridare, e prima questa situazione si capovolgerà. Il coraggio di uno può incoraggiare altri. Ora non siamo più all'inizio della prova, quando qualcuno gridava da solo. Ora siamo in tanti, anche se sempre pochi. La Chiesa è senz'altro in agonia, senz'altro verrà un angelo a confortarla, ma anche noi dobbiamo alzarci in piedi e gridare la verità. So che molti di voi lo fanno, chi più, chi meno. Vorrei esortarvi a farlo ancora di più. Più siamo, più prendiamo coraggio. Vorrei per questo citarvi qualche testo della Scrittura che certamente non ci invita ad essere conigli o don Abbondio. Isaia 58. Grida a squarciagola, non avere riguardo, come una tromba alza la voce, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Isaia, Geremia 1. Non spaventarti alla loro vista. Io faccio oggi di te come una fortezza, come un muro di bronzo, contro tutto il paese. Nota bene, bisogna mettersi contro tutti o quasi, ma non c'è altra scelta. O militiamo o quelli ci schiacciano. Contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Bella questa promessa di vittoria in Geremia. Non ti vinceranno, piccolo Oresto, siate impavidi. Ditelo a tutti i vescovi che sono conigli, a tutti i preti che sono don Abbondio. Non è più tempo di tacere, ma di gridare con tutte le forze. A questo punto, sto finendo, vorrei citare un'obiezione di più di un sacerdote, l'ho sentita da almeno due. Non sono cardinale, non sono canonista, non... voglio credere nella buona fede anche di questi preti. Se la casa brucia, c'è bisogno di spegnere l'incendio. Non basta dire noi restiamo cattolici anche se siamo ufficialmente con Bergoglio. Così la gente si confonde. E poi per un cattolico è una schizofrenia inaccettabile. Infine, una parola di Gesù vecchia ma sempre nuova. Quello che vi dico in un orecchio, predicatelo dai tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima. Abbiate il coraggio degli apostoli dopo la Pentecoste con la loro paresia, cioè senza peli sulla lingua. Che l'agonia di Gesù ci dia il coraggio necessario di fare la nostra parte, certi come lui della vittoria finale. Dice l'Apocalisse: combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché è il re dei re, il signore dei signori, e vinceranno quelli con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Dio è onnipotente, e se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Sia lodato Gesù Cristo. Sì, sì, sì.